Dunque, ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video. Allora, vediamo un pochino da dove avevamo lasciato la scorsa volta. Allora, voglio dirvi che appunto, bentornati appunto a questo nuovo video di Minecraft. Io sono qui, ovviamente, se no chi cazzo stava parlando. E volevo dire che ho giocato un pochino offline, quindi ecco, continua la carne. Mamma che odio, guarda, una cosa incredibile. Che oggi ho continuato a giocare offline, quindi se vedete delle cose nuove che a breve farò vedere, è quello il motivo. Quindi allora vediamo un pochino qua dentro. Una cosa non capisco, adesso sono andato nel Nether e ho ucciso dei cosi, come si chiamano? Dei guerrieri porco, che mi hanno dato i Golden Nugget, che servono per, cioè se ce ne mettiamo 9 dentro la cosa di crafting ci fanno un lingotto. Ma a noi non serve. Non ho capito una cosa. Appunto ci hanno droppato questo invece di dropparci la. Anche perché io ho dato fuoco ad alcuni. Dovrebbero dropparci la carne cotta. Boh. Comunque ho trovato dell'altro ferro. Adesso aspettiamo un pochino che si fa. In questo modo ci creiamo un'armatura in ferro. Un'altra cosa non ho capito è che io sono morto e la spada. Non lo so, da quando sono morto la spada in diamante non è più magica. Quindi, boh, proviamola ad incantare un'altra volta. Se non sbaglio era 8. Sì, infatti ho ucciso quelli là, mi hanno dato 8. Cazzo! 8. Ban of... non è questo. Ban of... Arthropods... Knockback. Ci ha dato altri poteri, non quelli dell'altra volta. Vabbè, andiamo a provare questi nel frattempo. Eccolo. Questo cosa fa? Vediamo, dovrebbe. I non understand. E su questo non ha effetto. Ban of Arthropodos. Ho capito perché tipo dovrebbe avere effetto solamente sui ragni, però non capisco a cosa serva. Vedi, sì, ha effetto solo sui ragni. Che minchia vuoi? Che minchia guardi? Che minchia? Va, muori ammazzato, va. Sei morto? No, qua moriamo anche noi, lasciamo stare. Cosa c'è? No, non c'è niente là sopra. Sul cucuzzolo della montagna. Con la neve alta così, tu. Nella valle noi scenderemo con i piedi un paio di scisci. Guardate che figata, abbiamo le tubature, adesso esce tipo un mostro da qua dentro. No, scherzo, è un quadro, è un quadro. Allora, qui ci sono altri quadri, i cortelli. I coltelli, qui abbiamo una scheda di un creeper, appunto le sue statistiche, qui la zona lavoro. Sono una figata questi quadri, sono proprio belli, belli, belli. Knoback sarebbe quello che torna indietro, dai, facciamoci questa cazzo di armatura. Allora, si fa... Dun, 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 dun. Iron. No. Bellissima questa. E tan 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 tan. Oh, quindi questa la si butta. Ci mettiamo 1 perché siamo power, 2 perché siamo più power, 3 e questo. Oddio, ora spacco il culo a todos del mondo della fiesta della pista. Allora, questo qua si posa, questo anche ha finito e lo posiamo. Vediamo, 64, sì. Poi. Questo anche si posa, questo si posa. Ah, ecco che dovevo fare nell'offline. Dovevo farmi un campo di meloni. Questo se può bucca drent. Allora. Cosa dovevo fare? Non mi ricordo più niente. 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 Questo se butto questi mushroom e mushroom. Boh, piamoli tutti e due.
Perché proviamo a fa... Che cazzo stai buono? Allora. Perché se non sbaglio si dovrebbe fare una cosa simile. Oddio, lo zucchero sembra veramente qualcosa di sconcio. Oddio, boh. No, aspetta, come cazzo era? Vedi se si piglia. Allora, era in un modo che... forse con questa, con la powder. O con... No, era con l'occhio, sì, era... E di che cazzo apri, stronzo? Ah, eccolo. Eccolo qua. L'occhio di fermentato. Sì. Adesso facciamone un altro. Perché in sostanza così, se non sbaglio, dovrebbero farsi delle pozioni. Con l'occhio del Cristo fermentato. Eccolo qua, l'occhio del Cristo fermentato. E ora... Se può... Mamma come mi lagga. Se può bucca drink. Ecco qua la pozione. Ora aspettiamo. Nel frattempo che si fa notte, eccolo là. Come potete vedere ho costruito un faro. Poi dopo lo andiamo a vedere bene, 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 bene. Ma non è neanche per arrivarci là sopra. Quell'isoletta è staccata da tutto e da tutti. Ah. Però da sul mare. Da sul mare, da quella parte lì. Per questo l'ho costruito appunto in quella zona. Pum 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 pum. La pozione mondana, 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 mondana. Potion of weakness. Aspetta, weakness cosa cazzo significava? Ora non mi ricordo. No, aspetta, stai fermo. Facciamo che prendiamo questo. Ma perché non funge, porca troia? No. Weakness credo sia il fatto che andiamo più lentamente, forse. Questa è la mia prima pozione. Non so neanche a che cazzo serve. Aspetta, come si faceva la pozione della velocità? Cazzo, mi devo ricordare come si faceva la pozione della velocità. Queste le posiamo. Porca miseria. La pozione della velocità, mannaggia la porca troia. Splash Potion of Weakness, che dura 3 minuti. E ora l'andiamo subito a testare su qualche animaletto picciriddo picciriddo. Fammi prendere una cosa. Anzi no, dai no. Facciamo, prendiamone due. E voilà. E andiamole a provare al faro. Così vi faccio anche un pochino vedere. Non so praticamente che cosa fare in questo let's play, in questo video. Sia in questo che in quelli prossimi, perché comunque sto registrando tutto. Quindi, ah no, vabbè, non andiamo al faro, dai, proviamola su queste malcapitate pecorelle. Allora, vai. Ok, che gli ha fatto? Ah, mi ha preso anche a me. Weakness. Ah no, vedi. Weakness, ok, quindi non posso attaccare? No, posso. Minchia che volo. Non capisco weakness, la spada è rotta qui. Ah, vedi, faccio meno danno, forse. Con le nuvolette che... Guarda il... Con il pantalone che si vede da una parte e dall'altra no. Lol. Lol. Boh. Mi devo informare sul fatto di questi incantesimi di merda. Allora, quindi adesso andiamo al faro, giusto così per perdere un po' di tempo. Come potete vedere qui ho messo delle barche un pochino sparse. Tipo ne ho messa anche, eccola, una lì. Una anche da quest'altro lato, che se ora riusciamo ad arrivarci devo spianare tutta sta zona.
E mi difendo con la mia spada. Oddio, ma c'è un teschio sulla spada. E vedi, se mi difendo va più piano la... No, non va più piano la barca, lol. E lollete, lollete, lollete. E lollete, lollete. Vai piano che quasi distrugge la barca. Vai piano, crr, vai piano, vai piano. Ok. Quindi si sale da qua. Da dove si sale? Si sale da... No? Sì, si sale da qua, che abbiamo fatto questa stradina che per poco non cadiamo giù delle terre inesplorate nel meraviglioso mondo di Minacrafta. Però è una figata avere queste pozioni nell'inventario, porca miseria, sei una figata. E op, le mani sulla schiena. Allora, vediamo un po'. Devo trovare anche un villaggio, giusto così, per uno sfizio personale. Eccolo il nostro faro. Qui ho rinchiuso delle pecorelle che rompevano i maroni. Abbiamo della terra, sì, perché dobbiamo chiudere questi sorchi. Questi sorchi, guardali, guarda. Che schifo, che schifo, che schifo. Questo coso andrà in onda domani. Lì tipo si cade nel vuoto più assoluto. Guardate, è bello però, dai. Ah, ecco che dovevo fare. Qui è cresciuta anche un'altra pecora, prima era piccola. Dovevo fare il coso là. La fence gate. Si vede casa mia da quassù, si vede casa mia. È bello, però. Oddio, li odio sti cosi che devi aprire così, perché non ci riesco mai ad andare. E sorvoliamo, sorvoliamo. Neanche immaginate il tempo che ci ho messo per farlo, per raccogliere tutta sta legna. Perché la pietra, bene o male, la tenevo. È proprio bello, perché poi... Ecco, mi ha lagato. Se vedete, da sul mare. Quindi, è bello proprio. Se qualche esploratore va in cerca di una casa, può venire a stare da me. Se riesce a trovare il faro. Solo che qui, se ci bottiamo qua, muoriamo in una maniera esagerata. Che dite, ci vogliamo buttare? Ci vogliamo buttare? Mamma mia, io mi sto cagando sotto. Tengo paura, tengo paura, tengo paura. Però è bello, dai, guarda che bello. Ma sì, dai, buttiamoci. Ma sì, ma sì. Oddio mio. Oddio mio. Grandissimo, non siamo morti da quell'altezza inquietitudine. Mamma mia, che culo, mi è venuto un attacco, guarda. Ok, adesso però stiamo già morendo di fame. Ottima cosa, un'ottima cosa. Io direi, non lo so, di andare a fare un giro. Ah, dovevo costruire il porto qua, però mi scoccio. Quindi ci siamo fatti l'armatura, abbiamo visto il faro. Vi direi di andare nell'Ender, ma nell'End, ma non abbiamo un cazzo per cui andarci. No, io voglio andare nell'Ender. Nell'Ende. Allora, se per questa serie di episodi, tipo, credo che ne farò 3. Sì, perché quando registro gioco giusto un'oretta così. E in un'oretta mi vengono 3 episodi da 20 minuti più o meno. Se in questa puntata non riusciamo a prendere una... a trovare. Mamma, fa impressione sto coso. A prendere un tot numero di occhi di Enderman. Uso, come ho detto, qualche programma appunto per utilizzare questi, appunto per recuperare questi occhi. Vai, facciamo, incantiamolo. Efficienza più 1. Ok, quindi adesso abbiamo anche il picazzo aumentato. Posiamo un po' di roba perché tanto non ci serve. Allora, questo non ci serve. Questo non ci serve. Questo non ci serve, questo non ci serve. Ah, potevamo fare la TV. La TV, però io non sono uno che guarda la TV, quindi lasciamola stare, anche perché la casa è abbastanza ingombrante. Ah, facciamo un pochino le scale, va. Cioè le scale ora. Mettiamo. Con questo, guarda che figo. Lag, lag. Boh.